Vogliamo cercare nuove avventure, vediamo un po' se c'è. Io vorrei rubare sta macchina, ma ho come la sensazione che andrei più veloce strisciando a terra, usando soltanto il pene per sollevarmi da terra. Infatti, sto a tavoletta, ragazzi, cioè sto andando a manetta. Velocità massima, razzi protonici. Madonna che schifo, ma veramente usano queste auto a Hong Kong? Che merda! Cioè, le moto vanno a 500.000 all'ora. Vabbè, diamo un'occhiata alla mappa. Qui possiamo mangiare, che in realtà poi è la farmacia. Dove vanno a mangiare le spie? La farmacia. Smetto. Riparazione rapida. Forse quella è una missioncina che potrei prendere. Ragazzi, ma qui c'è un club di arti marziali. Potrei andare a dare un'occhiatina lì. Però qua ci sono altre. Un giretto in auto? No, non me lo voglio fare. Trasmuta i perdenti in vincenti. Ah no, tramuta, scusate. Ce l'ho abbastanza lontano il monitor. Perfetto. Andiamo a fare questa. Però magari prima ci procuriamo un veicolo che si muova anche in avanti, volendo, all'occorrenza. Ecco, e per farlo ci rompiamo le clavicole. Volevo prendere quell'auto. Porco il cazzo, ho perso anche la moto. Vabbè, troveremo un'auto meno schifosa di quella? Quella andava solo in retro, madonna. Niente, dal momento in cui ho deciso io che voglio un'auto veloce, non passa più nessuno. E se qualcuno deve passare, ci passa con sti catorci che non mi servono. Dai! No. Ecco, il pulmino. Adesso passa il calesse col ciuccio perché. Vabbè, freghiamo questa, cioè mi sembra comunque sia meno penzolante dell'altra, vabbè, più o meno. Ah, perché sennò perdo troppo tempo. Poi appena vedo qualche auto fatta bene per strada, le do una botta e la rubo. Ah, c'è una bella moto. Sì, quella fa proprio. Madonna, che botta che ho preso, ragazzi. Non so perché ci sia sangue nel tombino. So che non è proprio il massimo adesso sta moto, però prendila. Dai, sgommiamo come i tamarri e partiamo. Dunque, non c'è molta strada da fare, soprattutto con questa moto dovremmo fare anche abbastanza in fretta. Soprattutto se becchiamo le strade giuste invece di fare i cazzoni come al solito e sbagliare tutti gli imbocchi. Ah, mamma mia. Cioè, ragazzi, io faccio sempre, lo so, penserete che io lo faccio apposta, in realtà faccio schifo nei giochi di guida. Veramente non mi sono mai piaciuti. Aspettate che c'è la rissa. Io non dico mai di no a una bella rissa. Me la faccio col casco. Col casco non l'ho mai fatta una rissa. E il ginocchio se ne va. Perfetto. Te adesso ti prendo. Ah, è vero, questi li puoi prendere solo che dopo che li hai malmenati un po'. Però sono veramente dei tardoni. Si fanno picchiare in maniera generosa. Va, vieni vicino al muro. Oh, eccolo qua, a posto. Credo sia morto. Ancora no. Oddio, che botta mi ha dato. Sì! Non mi esce sempre quella mossa, ma quando mi esce mi regala sempre una grande soddisfazione. Questa l'ho già aperta. Scusatemi per la piccola parentesi, ragazzi, però il combattimento in questo gioco è davvero una delle cose più fighe. Dove cazzo sto andando? Un'altra gang, ma non mi va di mettermi a combattere ancora. Procediamo verso la nostra missione. Mancano 1200, 1100. Non ci metteremo molto ad arrivare. Mi hanno scamazzato, raga. Mi sono passati sopra. Puttana Eva, dai. Vediamo se la ritroviamo la maledetta missione. Dove cazzo stava? Tramuta, ok, i perdenti in vincenti. Ma adesso devo ripartire da qui e dai, che palle, devo imparare a guidare meglio veramente perché è un problema. Semina i poliziotti, con questa devo seminare i poliziotti. Siamo sicuri? Mi sa che l'ho seminati, ragazzi. L'inseguimento più brutto della storia, veramente. Non si è mai visto un inseguimento così brutto. No, no, cazzo.
Devo riuscire a salvarmi, ragazzi, perché questi... Oh, oh, devo scappare. Merda. Molto carino il fatto che il vestito si macchi di sangue. Veramente molto carina, realistica ed immersiva questa cosa. Ok, ce l'ho fatta. Mi sono levati dalle palle. Cazzo! Beh, però un bel frontale ci stava, in effetti. Toglietevi dalle palle. Ok, l'ho seminati, ragazzi. Donna, ste svolte, sempre a destra svolto. Maledetta abitudine. Cioè, in realtà spero che non diventi un'abitudine per me svoltare a sinistra, perché sennò quando prendo la macchina davvero vado facendo dei disastri in mani. Ok. Se adesso mi fa prendere l'autostrada è tutto più semplice. No, mi sa che me la devo fare tutta quanta in città. Sì, facciamo anche queste scorciatroie che sono più... Merda! Non lo so perché mi ha fatto 3 rallenti. Probabilmente quando fai una cazzata particolarmente esagerata ti fa andare 3 volte il rallenti. Come andare contromano per tutto questo tempo saltando. Inguidabile, quest'auto è inguidabile. Voglio dire questo a mia difesa, è veramente inguidabile. Ragazzi, spero che questi viaggi così lunghi non vi scassino i maroni. Sono in uno stato veramente terribile. Sono ricoperto di sangue dalla testa ai piedi. Però mi sono fatto dare anche la pistola dal puleggiotto. Quindi, ottimo. Allora, ho portato un intero carico di uccelli dal continente. Ma perdono sempre. Ah, ok, questi sono i combattimenti di polli. La mia unica speranza sono i soldi dell'assicurazione sulla spedizione e sul camion. Ok, questo qui importa polli per far fare i combattimenti. E io praticamente che cosa devo fare? Siccome sti polli fanno cagare, devo prendere questo camioncino e farlo cascare in acqua al porto, così che lui almeno possa recuperare un po' di soldi con l'assicurazione. In questo gioco ci sono anche i combattimenti di polli, quindi magari poi vi faccio vedere anche un combattimento, scommettiamo insieme su un pollo e vediamo come va a finire. Io vi ricordo che nella vita reale sono perfettamente illegali i combattimenti di polli, quindi possiamo divertirci nel videogame, ma nella vita reale far combattere 2 polli soltanto per scommettere mi sembra una vera zozzeria. Dove cazzo devo andare? Il navigatore non mi aiuta più. E sto pullman ha già rotto 3 quarti di cazzo, se devo essere onesto. Ah, mi devo infilare qui, dai. C'è questa stradina che non è segnata sul navigatore. Ecco qua. Allora, prendiamo velocità. Buttiamoci. Fatto. Ok. Ho fatto anche questa bella missione, ai limiti della legalità. Che sta succedendo? Si sta mettendo a piovere? Ah, vabbè. Questo è un gioco che, quando piove, guadagna 1500 punti grafica. E adesso vedrete perché. Perché tutti i riflessi delle luci di Hong Kong sull'asfalto veramente sono spettacolari quando c'è la pioggia. Giustamente però è giorno e non sono al centro di Hong Kong, quindi non ci sono le insegne e non posso farvi vedere questo bellissimo effetto. Mi piace molto questo gioco, veramente, sotto tutti gli aspetti. Ha soltanto il controllo un po' legnoso per quello che riguarda proprio il protagonista. Ovviamente non siamo alla legnosità di Assassin's Creed, però insomma, ecco, non è neanche Devil May Cry.